Bella regà, come state? Allora, io sono mancato un po' di tempo perché sono andato a Milano e avete visto l'ultimo video che ho messo sul canale, poi sono tornato da Milano e poi sono ripartito immediatamente per Milano. Onestamente, non ho, la seconda volta che sono partito non ho neanche portato con me la videocamera. Sono giorni di lavoro molto intenso in ufficio perché quello che stiamo portando avanti è un progetto nuovo e quindi ci sono molte cose da fare, ci sono molte cose da sistemare, c'è il lavoro da capire, ma poi questa cosa ve la racconterò in un altro video. In questo video volevo parlare invece di una cosa che mi è capitata spesso negli anni. Sono vari anni che io sto sui social network. Io ho iniziato in realtà a stare su internet quando ancora il modem era 56K. Non sono mai diventato un esperto di internet, però sicuramente sono stato parecchio sui vari social network, sulle varie chat e sulle varie cose. E una frase che negli anni mi è capitato spesso di poter leggere, sentire, ascoltare, venire in contatto con è stata: non puoi giudicare quello che scrivo e non puoi giudicare me per quello che scrivo. Ora faccio una riflessione in merito a questa cosa. Se io scrivo qualcosa su un social network, su un blog, su qualsiasi piattaforma online, quella cosa automaticamente diventa pubblica e automaticamente mi sottopongo a un giudizio, sia rispetto a quello che ho scritto, sia rispetto a me come persona. Nel senso che se io scrivo una frase che lascia contrariato qualcuno, probabilmente quel qualcuno penserà che io sono uno stronzo. Allo stesso modo, magari ad altri starò simpatico. Se io metto contenuti su YouTube, a qualcuno non piaceranno. È normale. Io posto un contenuto su un social network, che può essere un social media o anche semplicemente un blog. Mi sottoporrò sicuramente a una serie di rischi. Il primo rischio è che le persone giudicano quello che scrivo. Quel giudizio può essere esplicitato o meno, nel senso che la maggior parte dei social network di fatto permette di scrivere delle cose, permette di lasciare dei commenti, permette di mettere le emoticon con il pollice in su o in giù nel caso di YouTube, permette di mettere le faccine su Facebook, i cuoricini su Instagram e compagnia cantando. Però di base quello che io scrivo automaticamente verrà giudicato. E può essere giudicato, ripeto, in maniera esplicita, oppure ci può stare quello che legge, schippa, come si suol dire, cioè va avanti e semplicemente non commenta. Entrambi gli atteggiamenti sono legittimi, perché se io leggo qualcosa, così come se io leggo un libro, posso stabilire se quel libro mi piace o no. Quando leggo qualcosa su un social network posso stabilire se quello che viene scritto sul social network mi piace o no. Ora, automaticamente io non dico che il giudizio che noi abbiamo rispetto a quello che uno scrive sul social network sia sempre assolutamente completo, o meglio, non dico che abbiamo tutti gli strumenti per giudicare la persona. Però, se io vedo una persona che per esempio condivide sempre gli slogan del partito opposto al mio, probabilmente non penserò un gran bene di lui. Se io vedo una persona che posta slogan che sono sessisti o che sono comunque discriminatori nei confronti di una razza o di una categoria o di una etnia o degli appartenenti a una fede religiosa, probabilmente per la mia indole sarò contrariato e non penserò un gran bene di questa persona.
E non vuol dire che io non possa scriverglielo perché ne penso male. Non è che dobbiamo scrivere alle persone, scrivere quello che pensiamo solo se siamo d'accordo con la fonte. Inoltre esiste un'altra piccola discriminante, che è quella del contesto. Provo a spiegarmi meglio. Se io sono in un certo gruppo, per esempio penso a Facebook, io sono in un certo gruppo Facebook che parla di, faccio l'esempio con una cosa che mi sta a cuore, che parla di videocamere e parla di videocamere Sony. Se io vado lì a scrivere che la Canon è meglio, ora potrei avere ragione, ma in generale vado a perdere il mio tempo, perché in quel gruppo l'argomento non è quale marchio sia meglio di un altro, ma è le videocamere di quel dato marchio, nel bene e nel male magari, ma è quel dato marchio lì. Per cui si dice in gergo che se vado a parlare di qualcosa che non c'entra nulla sono off topic. La mia professoressa di italiano avrebbe detto che vado fuori tema. E allo stesso modo, se uno entra in un gruppo a parlare di qualcosa che non c'entra nulla, o semplicemente utilizzando dei toni che non c'entrano nulla con quello che è il mood generale del gruppo, io un'idea della persona me la faccio, ed è io come chiunque l'idea della persona se la fa, ed è assolutamente legittimo che quell'idea venga espressa. È assolutamente legittimo che io possa dire a quella persona: sei un pistola perché scrivi qualcosa che non c'entra nulla. Ok, il mio giudizio non sarà basato sulla conoscenza approfondita della persona, bensì sarà basato solo su quello che ha scritto. E sti cazzi, se la persona che posta dei contenuti non è capace a, non dico a mostrare tutta la sua vita, ma a postare contenuti che sono coerenti col suo modo di vedere le cose, con la sua, col suo stato d'animo, con le sue idee, il che non significa che non si possa mai cambiare idea sulle cose, ma significa che perlomeno non scriveremmo mai o non pubblicheremmo mai cose da cui ci sentiamo lontani. Io non pubblicherei mai cose che parlano male, che ne so, di Totò, perché a me Totò, l'attore napoletano degli anni 50 e 60, a me Totò piace, sarei un incoerente a parlare male di quella cosa lì. Qualcuno mi potrà giudicare un deficiente perché a me piace Totò. Oh, io la notte ci dormo. Se non siete in grado di dormirci, non postate niente, disiscrivetevi dai social network, fate prima. Vabbè, niente. Questo era un pippone su una cosa che mi era venuta a mente. Io vi saluto e vi dico bella regà, ci vediamo presto.